Martino, appena iniziato il suo ministero qui a Brancaccio, dove lo mandava il cardinale Pappalardo, si è reso conto della necessità di accogliere, delle necessità di offrire al territorio un luogo della casa di Dio in mezzo alla casa degli uomini, è un luogo dove la gente potesse radunare e vivere serenamente, costruendo su cammini sani il loro avvenire. L'anno del Signore 2013, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 12, a Palermo, in via Pitipindia, nel quartiere Brancaccio, alla presenza dell'onorevole professor Luca Orlando, sindaco di Palermo, dell'onorevole Giovanni Avanti, già presidente della provincia regionale di Palermo, di Don Maurizio Francoforte, parroco della parrocchia San Gaetano Maria Santissima del Divino Amore, e di una folta rappresentanza del popolo di Dio, Sua Eminenza Reverendissima, il signor Cardinale Paolo Romeo, arcivescovo metropolita di Palermo, ha presieduto il rito della benedizione dell'area della costruenda chiesa parrocchiale intitolata al Beato Giuseppe Puglisi e ha proceduto alla posa della prima pietra benedetta dal Sommo Pontefice Francesco al termine dell'udienza generale del 16 ottobre 2013. Passo avanti la realizzazione dei progetti, dei sogni, dei desideri. La scuola e la chiesa, il centro parrocchiale. La scuola è realizzata negli anni passati e adesso inizia il percorso di realizzare un centro parrocchiale come anche una chiesa adeguata per migliorare la vita di questa parte della città ed anche per utilizzare come dice un terreno confiscato alla mafia, assegnato al comune di Palermo dal comune subito trasferito alla parrocchia per poter realizzare questo centro parrocchiale. Oggi Brancaccio manifesta con forza segni di grande risveglio, diventato un modello di riferimento dopo il sacrificio del sangue della crisi per l'intera città e per il mondo. Oggi il Brancaccio è un luogo di segni positivi e risultato di una protezione della chiesa. L'opportunità per la chiesa è l'incontro con i ragazzi, l'incontro dei ragazzi di avere un modello di vita diverso che della legalità, che sicuramente ti dà la possibilità di crescere e di realizzare una società diversa. Noi contiamo sulla provvidenza, ma la provvidenza si serve degli uomini. Noi siamo sicuri che mettendo questa pietra avremo ancora la disponibilità, la collaborazione, il contributo di tutti perché questo sogno diventi realtà.